Vedrei un attimino, contrariamente a quanto dice il collega William Viganò, di stringere leggermente le maglie, cioè sì, io ti tiro dentro nell'albo dei cittadini attivi, ma mi devi garantire quello che sai realmente fare, non di andare magari a far fare qualcosa dove va a creare più danni che tutto il resto. Tornando invece sulla questione che ha presentato William Viganò, come non essere d'accordo, evidentemente aspettare 5 anni per poter partecipare e accedere a questi albi è un po' troppo limitativo, cioè, anche perché cioè, se uno ha voglia di fare non è che gli viene da qui a 5 anni, o ce l'ha subito o non ce l'ha sicuramente questa situazione, quindi questo è un altro punto che andrebbe rivisto, grazie. Grazie al consigliere Graziano, la parola al consigliere Di Mauro. Prego, consigliere Di Mauro. Grazie signor Presidente. Ma io non posso fare altro che ribadire quanto già detto nella seduta della Commissione di martedì scorso e soprattutto a beneficio dei consiglieri comunali che non erano presenti. Intendo quindi soffermarmi sull'articolo 5, ossia quello che descrive i requisiti per l'iscrizione all'albo. Il requisito della residenza in Serenio da almeno 5 anni è stato dettato da motivi di ordine pratico inerenti alla percezione del rischio per la sicurezza personale di coloro che ambiscono ad essere iscritti all'albo di cittadinanza attiva e di quelli che godranno dell'opera prestata, ossia i cittadini stessi. Noi abbiamo pensato che in fase di stesura di uno statuto o di un regolamento vadano contemplati, per quanto possibile, i requisiti dei cittadini coinvolti, quindi ogni forma di condizione che possa essere di ostacolo all'assolvimento di un determinato compito, molto sinteticamente. Esiste il problema relativo alla verifica di una idoneità di ordine morale ed un'altra di tipo sanitario che riteniamo non possa essere assolta seriamente dietro la sola presentazione di una semplice autocertificazione. Questa problematica è concreta e costituisce il nucleo centrale del rischio. Il processo di analisi della percezione del rischio è fondato sulla conoscenza del candidato, in quanto il pericolo ne è inversamente proporzionale, in parole povere. Quanto maggiore sarà la conoscenza dei trascorsi di un candidato, tanto minore sarà il rischio stesso per il presentarsi di problematiche di ordine morale e sanitario. In commissione ho portato degli esempi pratici di rischiosità che hanno trovato una pratica soluzione nel vincolo temporale della residenza in città per almeno anni 5, in quanto, come detto prima, aumentando la conoscenza si riduce il rischio. Tanto maggiore è lo spazio temporale di analisi a disposizione della stessa figura esaminatrice, tanto minore sarà il margine di errore. Funziona così dappertutto. E in tutti i campi è così. Una volta analizzata la percezione del rischio, valutato il tipo di idoneità di ciascun candidato, solo allora si potrà procedere all'assegnazione dei compiti in base alle personali inclinazioni. Per il comune di Serenio e per i suoi cittadini, siano tanti o pochi i soggetti che aderiranno all'albo di cittadinanza attiva, muoversi al di fuori di queste semplici linee guida rappresenta, secondo noi, un inutile rischio da non correre. A tal proposito, è mia intenzione presentare un emendamento su un aspetto del regolamento che, a mio avviso, ritengo sia importante specificare, ossia quello inerente alla certificazione di idoneità psicofisica del candidato. Al comma C del punto 1 dell'articolo 5 non è specificata la durata della validità di tale certificato, che per ovvi motivi dovrebbe essere rinnovato ogni anno. Per cui si tratterebbe di modificare
modificare il comma C dal punto 1 dell'articolo 5, ossia in luogo di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico, eccetera, con idoneità psicofisica a seconda del tipo di incarico attestata con certificazione a cura del medico del lavoro competente per l'amministrazione comunale, da rinnovarsi annualmente. E poi tutto quel che sia. Questo è tutto, grazie per l'attenzione. Grazie consigliere Di Mauro. La parola al consigliere Amati. Prego consigliere Amati. Dunque, grazie. Mi verrebbe voglia, se la posizione del consigliere Di Mauro è condivisa dall'amministrazione, di presentare anche un emendamento. Cioè, possono iscriversi all'albo del volontariato coloro che sono residenti da meno di 5 anni, perché non conoscono questa amministrazione. Perché veramente siamo nel campo dell'assurdo, quindi anch'io faccio una proposta assurda, ma coerente, perché io credo che non possa, e lo dico apertamente, essere un vanto di questa amministrazione deliberare un regolamento con questo comma, ripeto, cambiato in corsa, improvvisamente, in commissione, dopo che avevamo visto il regolamento sul quale va tutto l'apprezzamento dal punto di vista dell'iniziativa politica e sul quale andava tutto il mio apprezzamento anche dal punto di vista della stesura, quindi dell'articolazione dei diversi poteri. Ora, il consigliere Graziano potrebbe inserire un emendamento, e questo lo posso capire, che fa riferimento ad una supposta professionalità. Mi sembra che questa cosa sia stata comunque recepita dal regolamento, è dentro la sua osservazione condivisibile, perché è evidente che se uno di mestiere fa il giardiniere, suppongo che magari non abbia voglia di portare il gonfalone del comune durante una manifestazione il 15 agosto quando non c'è nessuno. Cioè un certo rapporto tra le proprie competenze e i bisogni dell'amministrazione mi pare che il regolamento l'abbia recepito. L'attività poi di confronto e di colloquio attesta o attesterà effettivamente una certa competenza, una certa capacità di svolgere una determinata funzione. Detto questo, io potrei condividere anche il ragionamento del dottor Di Mauro se li proiettassi indietro negli anni 50, cioè già negli anni 60, quando ero piccolo e il parroco, il farmacista, il sindaco, il maresciallo dei carabinieri erano le autorità incontestabili e incontestate, le quali potevano dare anche un profilo morale, diciamo così, di qualsiasi candidato. Se si andava a lavorare in una fabbrica, no? Ricordo benissimo, si andava con una letterina del parroco, del farmacista, eccetera. Cioè c'era qualcuno che poteva dirsi essere in grado di esercitare questa funzione di controllo e di giudizio e quindi di dire sì è idoneo o no, non è idoneo. Per cui la prima domanda è: ma come si fa a dare un giudizio? Posso capire anche professionalmente il dottor Di Mauro sanitario, posso anche capirlo, ma francamente dare un giudizio di natura morale, la cosa mi lascia, io dico, perplesso. Facciamo un esempio banalissimo: un uso di sostanze stupefacenti non è detto che sia così palesemente visibile, eppure qui si vuole inserire una serie di prevenzioni del rischio che vanno ad investire alcuni elementi forse anche condivisibili e altri francamente per nulla condivisibili. Il secondo elemento che mi lascia quanto perplesso è quello a cui già accennava il consigliere Vivanò. Cioè, in questo caso l'ha già detto lui, ma io credo che lo stiamo pensando tutti, o quasi tutti. Io credo che lo stiamo pensando tutti. In questo regolamento si chiede al cittadino, dico, non è una questione di sussidiarietà neppure, se volessimo dire dal punto di vista
formale. Però si chiede al cittadino se vuole collaborare a dare una mano all'amministrazione laddove l'amministrazione non ci arriva. Non ci arriva non per proprie incapacità, non ci arriva perché non ci sono, non c'è possibilità del personale, insomma se quattro persone vanno in pensione se ne può assumere una, il contesto legislativo è questo. Allora, io comprendo che ci siano dei bisogni che l'amministrazione comunale mette sul piatto chiedendo: cittadino, vuoi essere attivo, vuoi collaborare? In questo caso io non riesco a capire quale sia il vantaggio del cittadino se non davvero un servizio gratuito nei confronti della propria città e se vogliamo anche l'amministrazione. Perché quindi questa limitazione? Io francamente volevo fare il primo intervento soltanto con una domanda. Voglio capire perché è stato inserito questo elemento che mi impedisce, pare ci impedisce, non lo so, adesso l'amico 5 Stelle non ho idea, però mi pare di aver capito l'intervento anche del PD che questa presenza ci impedisce di votare un regolamento che, almeno per quanto mi riguarda, voterei a occhi chiusi, perché è veramente un passo avanti dal punto di vista delle relazioni tra l'amministrazione pubblica e i cittadini, e i liberi cittadini. Ho cercato di darvi tutte le spiegazioni possibili, persino anche quelle maliziose, però sono quelle vecchie interpretazioni leghiste, scusate i miei amici leghisti, quando in vari regolamenti negli anni passati si dovrebbe inserire a tutti i costi il residente al servizio almeno 5 anni. Però c'è un beneficio per il cittadino, qua il beneficio invece è solo e soltanto per l'amministrazione comunale, per cui ritengo che non sia un'idea leghista. Sto guardando in faccia, ma non ho risposte. Non credo sia un'idea leghista questa dei 5 anni. Io non riesco proprio a capirne la genesi, perché non credo che in 5 anni una persona possa essere giudicata idonea o non idonea, o lo è dopo un anno e subito, o non lo sarà fra 5 anni e non lo sarà fra 10 anni. Da questo punto di vista, per cui questo criterio è, a mio parere, assolutamente incomprensibile e continuo a non comprendere le ragioni, soprattutto quando si parla di idoneità morale. E mi sembra che l'amministrazione comunale non abbia alcun diritto, non abbia neppure il parroco. C'era l'amministrazione comunale o un consigliere comunale o un presidente di commissione che improvvisamente diventa un'autorità morale in città per poter dire questo sì, questo no. Io ho l'impressione che ci sia travalicato davvero lo spirito. E chiudo ribadendo e invitando anch'io, per quanto si possa riuscire, però invitando l'assessore Cerqua e il sindaco, davvero a rivedere nell'interesse comune e collettivo questo regolamento, ma non per fare un favore alla minoranza perché vogliamo in qualche modo interrompere questo processo, vogliamo ripristinare il regolamento così come l'assessore Cerqua e la dottoressa Sciotti, immagino, a prima battuta hanno speso un regolamento lo dico sinceramente encomiabile, ma basta poco quando si va a toccare il vulnus, quando si va a toccare praticamente l'anima di questo regolamento, per non essere d'accordo. Il limite è quello. Il nostro voto, che non è indispensabile a questa maggioranza, per quanto mi riguarda c'è, purché si tolga questo limite a 5 anni, che è dannoso non alla minoranza, ma mi pare dannoso all'amministrazione. Grazie. La parola al consigliere Prezzi. Prego, consigliere Prezzi. Grazie, Presidente. Come prima cosa volevo affermare che comunque il lavoro svolto in commissione da parte di tutti i membri della commissione è stato colorevole. Fare complimenti anche all'assessore che ha messo un grande impegno in questa cosa, questo emendamento, in questa modifica. In risposta alla consigliera Amati, io credo che da parte nostra anche i 5 anni siano felici. Io prima conosco una persona e poi prima mi dici chi sei e poi ne parliamo. Quindi mi sembra una cosa, come ha detto anche il consigliere Di Mauro, che tutto questo sia più che logico, che una persona bisogna prima conoscerla, di avere determinati requisiti, e quindi noi per la Lega non possiamo che essere d'accordo in questa modifica. Grazie. Grazie consigliere Trezzi, la parola al consigliere Zaio. Prego consigliere Zaio. Sì, grazie.
Diciamo che questa proposta ci fa capire che come comune, come amministrazione, siamo sempre un passo avanti agli altri, siamo il comune più importante della provincia di Monza e Brianza, lo stiamo dimostrando ancora adesso. Stiamo venendo incontro alle esigenze anche dei cittadini che capiscono quali siano i reali problemi del comune, quindi il non poter sempre usufruire dei nostri soldi che dobbiamo accantonare per Roma. Quindi diciamo che questa forte volontà, come ha detto prima l'assessore in alcune riunioni di quartiere, è stato proprio chiesto di poter contribuire a dare una mano, naturalmente nei piccoli lavori che si possono fare. L'anno scorso sono stati i genitori, hanno dato la disponibilità per le scuole a domoro, adesso ci sono altri piccoli lavoretti e credo che il comune su questo abbia sviluppato un ottimo progetto. Non ribadisco, non sto a dare risposte sulle polemiche che sono create, perché credo che sia importante concentrarsi su questo progetto, che è un progetto abbastanza importante e innovativo per tutti. Mi ricordo del volontariato che quest'aula c'è qualcuno che ha fatto volontariato negli anni passati con me all'oratorio di Santa Valeria, quindi sa benissimo quanto è importante fare del bene agli altri. Quindi l'applauso che faccio è all'intera commissione, all'assessore e agli uffici che hanno preparato questo progetto e a questa maggioranza che approverà un nuovo regolamento che naturalmente darà una svolta al comune e darà una svolta ad alcuni piccoli lavoretti, di questo dobbiamo dire grazie. Tutto qui, grazie. Grazie consigliere Azzarello. Grazie Presidente, un paio di chiarimenti, consigliere Graziano parlava della professionalità, mi sono appuntata al regolamento, ecco, no, però deve essere chiaro, adesso poi stavamo un attimo condividendo i due emendamenti in termini di sicurezza, poi il consigliere Di Mauro specificherà che praticamente viene trasformato in uno solo. L'articolo 7, chiaro che, come diceva in parte il consigliere Amati, il referente del progetto, che comunque ha una certa responsabilità nel dare l'incarico a seconda della disponibilità, comunque valuta una serie di elementi. Precedenti attività lavorative, questo è il primo punto fondamentale per cui diventa importante e prioritario andare in quella direzione anche per un discorso di formazione. Preparazione specifica dimostrata, età in relazione all'incarico, disponibilità specifica all'attività e poi c'è la questione della visita medica come dovrebbe essere emendata, per cui noi abbiamo previsto comunque che siano adempiuti gli obblighi di formazione e di sicurezza da parte dei responsabili dell'albo e dei referenti. Io penso peraltro che sia nell'interesse prioritario proprio dei preposti ragionare in quei termini, no? Con l'adempimento di questi obblighi. Non dico che il comune, i dipendenti non siano contenti di questo regolamento, non so neanche chi, qualcuno lo sa, però è anche una sfida per l'ente, perché comunque in un certo qual modo quando entrano a far parte comunque dell'organizzazione, seppur in modo diverso, altre persone che sono disponibili con tutta una serie quindi anche di rapporti, è chiaro che nascono delle relazioni, nascono anche delle responsabilità, per cui sono assolutamente convinta che ci sarà la massima attenzione proprio dei referenti. Per quanto riguarda invece la questione della residenza, è una scelta politica. Le motivazioni sono state precisate da parte della maggioranza, per cui al di là che ci possano essere diverse sensibilità, diciamo che in alcuni regolamenti si può dire a volte tutto il contrario di tutto, quello che può essere il regolamento perfetto non è sempre
poi io volevo anche precisare che abbiamo inserito nella delibera un ultimo articolo dove si dice di prevedere che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di 2 anni, durante il quale il Comune avrà modo di verificare la necessità di adottare interventi correttivi. Ora, si può fare sempre, non è che se non ci fosse questo comma non si può fare, però è sicuramente un discorso rafforzativo nel momento in cui si va ad approvare un regolamento nuovo, e in questo caso lo è, per cui ecco, l'importante a mio avviso è partire con questo tipo di regolamento. Ah, Nava, Paratto, come le ho detto in commissione, il Consiglio Comunale si è già espresso in modo chiarissimo sul discorso dell'intenzione di procedere nella direzione del baracco amministrativo. L'ho già rassicurata, al di là che poi, se non erro, sta seguendo il settore finanziario, quindi l'assessore al bilancio e con l'investimento della commissione bilancio, sulla procedura, che è un po' più complessa perché ovviamente prende in considerazione gli equilibri di bilancio, però posso assolutamente rassicurare che nel momento in cui ci sarà il baratto, poi troveremo il modo di avere una coerenza tra i due regolamenti, anche perché, come abbiamo detto, non è detto che tutte le persone che possono usufruire del baratto amministrativo possano siano le stesse, insomma, i requisiti, presumo, anche se ho già precisato che non lo sto seguendo direttamente, probabilmente il baratto amministrativo deve avere dei requisiti più stringenti rispetto al regolamento per doveri volontari. Però comunque vedremo, ci sarà questo discorso del, per esempio, del reddito, che all'interno di questo regolamento ovviamente non è previsto. Prego, invito i consiglieri a trattarsi per il secondo intervento. La parola al consigliere Nava. Sì, assessore, io infatti parlavo di precedenza. Precedenza nella concessione dell'attività, nel caso ci fosse stato dire che venga data la precedenza a chi la richiede per usufruire in funzione del apparato amministrativo. So anch'io che poi ci saranno tanti, alcuni che si possono applicare, alcuni meno, ma nel caso ci fossero sovrapposizioni, che venga data la precedenza a chi fa richiesta per usufruire del apparato amministrativo. Questo è, vorrei che venisse inserito, come ho già detto prima, nel regolamento. Grazie. Grazie consigliere Nava, la parola al consigliere Nava. Mi piace il consigliere Nava che io ti auguro che lui possa un giorno dirmi avevo ragione, ma vive in un mondo di illusioni che è veramente encomiabile. Allora, a parte questo, io faccio solo 4 osservazioni molto semplice. Allora, questo regolamento finalmente stabilisce che ci sono delle novità in giunta. Presidente, mi sollevi un attimo dal tempo, così mi sarebbe stata gradita l'attenzione, però aspetto. Mettete stand by per favore. Grazie. Facciamo riprendere. Perfetto, comincio adesso. Grazie. Ometto quindi la cosa. Allora, 4 osservazioni molto secche, che sono di natura, di contenuto, e qualche osservazione anche politica, in fondo qua dentro, magari un po' di politica si può anche fare qualche volta. Parto da 2 frasi dette dall'assessore Cerqua. La prima, l'importante è partire. Mi ricorda un po' qualche vecchia canzone che non diceva partire, non diceva altro. Però qui si può partire dopo 5 anni, non dimentichiamo. Si parte con questa attività dopo 5 anni. I 1500 cittadini arrivati
consigliere Di Mauro, i 1450 cittadini arrivati non sono di serie A, non sono ancora cittadini, sono cittadini di serie B, magari sono proprio coppie giovani, qualcosa. Quei genitori che hanno i bambini piccoli che si sono prestati, guarda caso, due o tre li conosco, perché io abito a Seregno da più di 5 anni, li conosco e devo dire che da un punto di vista formale, certo, troviamo le scamotage dell'associazione genitori, però quelli non potrebbero usare il pennello sulle nostre scuole e dare il contributo che vorrebbero. Io questo lo trovo altamente discriminante. Paradossalmente discriminante al contrario, perché io mi autodiscrimino, io tolgo al comune energie potenziali, perché cosa? Perché c'è un'autorità morale non ben distinta che mi dice vediamo cosa fai in questi 5 anni. Prima cosa. Seconda cosa, assessore Cerqua, non posso negare che lei ha detto una frase abbastanza significativa. E capisco anche la sua difficoltà questa sera, perché ritenendola, e non lo dico per piaggeria, una persona intelligente, si è perfettamente reso conto, a mio parere, che questo è una. È una. Non parliamo con il microfono. Non interpreti e segua se ce la fa. Io ribadisco. Beh, non è che me ne faccio dire, scusi. Ribadisco che da persona, parlando politicamente, forse è sfuggita la cosa, da persona politicamente intelligente ha detto una frase: questa è la volontà della maggioranza. Io leggo, non è la mia volontà. Dica quello che vuole, posso dare questa interpretazione? E allora qui io capisco, i meccanismi politici sono tali per cui se un consigliere di maggioranza dice qualcosa, insomma, il resto della maggioranza deve venire dietro, non possiamo perdere. Posso dare questa interpretazione, giusto o sbagliata? Legittimamente posso darla. Perché francamente continuo a non capire la ostinazione su un criterio dannoso all'amministrazione comunale. Ripeto, dannoso all'amministrazione comunale. Una sorta di autolesionismo che ci si impone in nome di che cosa? Io questo non l'ho capito e continuerò a non capirlo. Quando si fa una domanda precisa, possibilmente si dà una risposta precisa. La risposta data dal capogruppo della Lega non è una risposta precisa. Altre risposte sono d'accordo con, non è una risposta precisa. Io voglio sapere qual è il criterio morale, poi posso essere anche d'accordo. Qual è il criterio morale? Dopo 5 anni sappiamo se una persona è per bene. Cioè io non so se ci si rende conto dell'assurdità di questa espressione. Questa è un'espressione che è priva di contenuto morale, etico e pure giuridico. Eppure di competenza. Finché non mi dimostrerete questa cosa, mi spiace, su questa cosa io non posso essere d'accordo. E chiudo dicendo che in questo teatrino dell'assurdo c'è anche l'emendamento, lo dico subito, l'emendamento all'articolo 7. Si parla di idoneità, però sono inseriti termini come la possibilità del singolo cittadino attivo, quindi non è neppure un obbligo, la possibilità, e sotto l'eventuale visita medica. Allora, se uno ha qualcosa, a parte che uno sta venendo a prestare un servizio, non è che riceve un beneficio, questa cosa mi sembra che non sia molto chiara. Allora, mi pare che anche da questo punto di vista, cioè si mette un paletto, come dire, non devi fare la visita medica, attenzione, c'è la possibilità che tu sia sottoposto, che tu ti sottoponga a visita medica preventiva, e c'è anche l'eventuale visita medica preventiva effettuata dal medico del lavoro. Cioè, ma a questo punto mettiamo dei paletti che non sono dei paletti, questi, e mettiamo altri paletti che sono dei pali veramente, dei recinti che noi mettiamo nei confronti dei nostri concittadini che vorrebbero partecipare. Poi ci fossero 3.000 volontari, lo capisco, però su quei 30-40 volontari che vanno fuori, 20 li togliamo perché ne hanno 5 anni, l'amministrazione comunale in bocca al lupo. Grazie consigliere Matti, la parola al consigliere Cugliano. Sì,
sono più di prima io, perché non ho ricevuto rassicurazioni, e capire sul principalmente il motivo dei 5 anni. Adesso io francamente non l'ho proprio capito. Se si tratta di valutazioni morali, psicofisiche, valutazioni, rischi, ma secondo voi, ma la gente viene qua a fare volontariato in comune e in stati, ma dove siamo? Cioè, ma dove stiamo andando? Ci sta facendo un piacere? Cioè, a me mi piacerebbe sapere che deve fare tutte queste valutazioni. Non si sa che deve fare queste valutazioni. Sulla protezione civile qualcuno mi risponde, vale o non vale? Cioè, veramente, ottusità, valutazioni, cioè, valutazioni proprio psicolabili. Io non so più cosa dire di fronte a questa cosa. È scandaloso. Noi dovremmo dire ai genitori che arrivano qua con la bambina prima elementare a crollare le medie, perché 5 anni non ce la fa a finire. È un'apertura di una comunità, è un'apertura di una città verso chi arriva. So, i prossimi provvedimenti cosa sono? Quelli con nome straniero, perché m'apprezzo io, faccio Williams, i prossimi provvedimenti sono quelli con nome straniero, mi devo apprezzare. Chiedo per favore non parlare con il microfono, grazie. Io non ho parole, veramente, mi affido veramente l'ultima volta alla clemenza del sindaco, che questo regolamento, e noi su questa cosa faremo battaglie in tutte in città dicendo questa cosa, perché non è possibile che da un'aula del genere esca un provvedimento discriminatorio nei confronti di cittadini che vengono a portare ricchezza alla città di Serino, con il loro lavoro, con la propria presenza. Vengono qua, pagano regolarmente le tasse e noi siamo qua a vedere il tossico pippone e la gente di questo genere. Ma dove siamo? I 186-187 avvocati nelle Ollus vengono riabilitati. Il tribunale le manda nelle Ollus a fare il procedimento di riabilitazione. Ce li abbiamo i tossici dentro lì. Ce li abbiamo coloro che vivono in stato di ebbrezza e gli facciamo capire dove hanno sbagliato. Non li sogniamo. Non ho altro da dire, veramente, vado a casa stasera profondamente, perdonatemi, deluso. È 15 anni che sono in quest'aula, ma una cosa così nei servizi sociali non l'ho mai vista. È scandaloso, signori della stampa, dovete gridare questo scandalo, signori della stampa. Grazie consigliere Di Grola, la parola al consigliere Drezzi. Sì, grazie. Volevo innanzitutto rispondere al consigliere Amati per quanto riguarda le decisioni che sono state prese, come mai scelta politica, non scelta politica. La scelta comunque è quella di tutelare e garantire la prestazione d'opera dei sereniesi scomprovati. Poi detto sinceramente, mi sembra che Serenio non sia una città di 1000 abitanti. Se anche si mettono dei paletti, secondo me più che giusto, anche perché una persona va conosciuta, va esaminata, ma secondo me è talmente lampante che non c'è neanche modo per discutere di queste cose qui. È più che ragionevole e secondo me è più che onorevole che qualcuno si presti a fare opere socialmente utili, di volontariato e chiunque, penso che ognuno di noi le abbia fatte. Poi, secondo me, non c'è nulla da discutere. Grazie. Grazie consigliere Prezzi, la parola al consigliere Di Mauro. Grazie presidente. Dopo essermi consultato con il sindaco e poi anche per una questione di esemplificazione dell'emendamento, allora abbiamo concordato di ritirare il mio emendamento e di integrare l'emendamento presentato dall'amministrazione dove viene citato
eventualmente della visita medica preventiva effettuata dal medico del lavoro di cui al comma 3, aggiungendo in funzione della tipologia dell'attività e dei relativi rischi specifici. Questo è tutto. Grazie. Chiedo ai messi comunali di distribuire la copia dell'emendamento variato. Grazie Presidente. Dopo questo secondo passaggio di interventi, io l'unico intervento che riesco a fare è questo, cioè, visto che ci sono diversità di opinioni da una parte all'altra, sono abbastanza rilevanti queste diversità. Magari io la butto lì. Forse un ulteriore passaggio in commissione non guasterebbe, anche perché non penso che questo sia un regolamento che deve essere approvato alla velocità della luce ieri, che abbiamo delle... Lavorando con altri comuni, vivendo anche in un altro comune dove esiste un regolamento del genere, io adesso faccio il cittadino normale, quello che è residente da più di 5 anni, e dico che in altri comuni la regola dei 5 anni non esiste, o quantomeno ci sono magari un altro tipo di restrizioni, ma la restrizione dei 5 anni non c'è, anche perché secondo me è molto discriminante. Non appunto su questa situazione torno a ribadire che non è che servono 5 anni al minuto che possiamo definire il cittadino quinquennale iscritto all'anagrafe serenese è un bravo cittadino, perché questo magari dopo un minuto che è serenio una brava persona, dopo 20 anni è una cattiva persona, quindi questo non possiamo saperlo, è un requisito troppo soggettivo, quindi io lancio la proposta se questo regolamento può avere degli ulteriori passaggi. Grazie. Grazie consigliere Graziano, la parola all'assessore. Se non ci sono altri interventi passiamo all'emendamento, cioè io dovevo replicare a consigliere Amati parlando poi del regolamento, nel frattempo parliamo del regolamento, a fronte dell'integrazione anche presentata dal consigliere Di Mauro. Allora, fatto una premessa, forse non mi sono espressa bene. Sicuramente il volontario, il cittadino può presentare l'autocertificazione in ordine all'idoneità psicofisica. Alcuni comuni inseriscono l'obbligo della certificazione dall'altra parte del medico curante. Forse la prima versione era stata fatta in quei termini. Il ragionamento che si è fatto in questi giorni è quello di non creare oneri in capo ai cittadini volontari, ma di aprire come opportunità la possibilità di sottoporsi gratuitamente per il cittadino, gratuitamente anche per l'amministrazione, perché in questo momento non comporterebbe nessun onere maggiore in capo all'amministrazione, alla visita medica, e questo potrebbe essere una garanzia per tutti, soprattutto per quelle attività che possono comportare dei rischi specifici, no? Quelle che sollevamento pesi, fondamentalmente questa tipologia qua. Perché come possibilità? Perché il medico del lavoro oggi, insieme al segretario, poi non so se vuole intervenire, glielo ho già detto prima, però non c'è problema, ci ha detto che non può essere un obbligo imposto. È chiaro comunque che nel momento in cui si dà la possibilità al cittadino di sottoporsi alla visita a costo zero, poi il cittadino decide cosa fare. Diverso è dire che nel momento in cui poi il referente con tanto di responsabilità deciderà come chi dare gli incarichi su alcune attività, potrebbe essere un elemento, attività che magari hanno una componente maggiore di rischio. In questo caso sicuramente se il volontario è intenzionato ad effettuare quel tipo di attività che
presenta un rischio maggiore, non c'è nulla di male, riteniamo i fini proprio della garanzia della tutela della salute che si possa sottoporre. È una scelta, è chiaro che questa scelta nel momento in cui si tratta di attività che sono un po' più gravose con qualche rischio specifico, eventualmente poi vanno valutate dal referente. Questo non è un paletto più, a mio avviso questo è proprio un'opportunità, perché l'altra ipotesi, che poi era quella che era arrivata in commissione, che è stata peraltro cambiata in commissione, era quella di chiedere un certificato medico a tutti gli iscritti, e onestamente in questo caso voleva dire gravare di oneri il volontario, per cui questa è un'opportunità. Poi diverso è dire che se la persona decide di non sottoporsi alla visita medica, il referente chiaramente valuterà se su determinate tipologie, ma è chiaro, nessuno si prende le responsabilità quando c'è l'opportunità un attimo di approfondire le questioni. Questo è il senso dell'emendamento. Abbiamo aggiunto con il consigliere Di Mauro sull'emendamento del sindaco il fatto che la valutazione del conferimento dell'incarico sul discorso della visita medica del medico del lavoro si concretizzerà soprattutto su quelle attività che magari hanno dei rischi specifici un po' più elevati, diciamo, mentre se si tratta di andare in comune e inserire dei dati, è chiaro che può essere influente, magari se è un'attività che richiede uno sforzo fisico maggiore, allora il referente potrà valutare in funzione della visita medica, e se non c'è stata anche il referente fa le sue considerazioni. Quindi mi sembra che questo emendamento non sia restrittivo, ecco, consigliere Marti, anzi sia proprio una possibilità per non aggravare nessuno di costi ulteriori. Però il secondo intervento c'è stato l'emendamento, ok. Quindi la parola al consigliere Amato, dentro l'emendamento. Allora, sono favorevole a questo emendamento, perché non ci sono posizioni preconcette, non ci sono posizioni personali, consigliere Di Mauro, sia chiaro. Qui si fa politica. Se lei propone un emendamento che io ritengo utile, benissimo, quindi il fatto di inserire la possibilità della visita medica mi sembra effettivamente che non vada ad incidere sullo spirito neanche sulla questione che avevamo affrontato prima, per cui mi sta benissimo, il mio voto sarà favorevole. Grazie consigliere Amati, la parola al consigliere Di Mauro. Prego, consigliere Di Mauro. Sì, per quanto riguarda, anche noi del Partito Democratico siamo favorevoli a questo emendamento. Vogliamo con positività che ovviamente ci sia una certificazione gratuita a cura del medico del lavoro, perché caricare anche di 50 euro, 80 euro il volontario da un professionista, non lo riteniamo che vada incontro a quello che è un'azione di volontariato, ma ad altro. Grazie. Grazie consigliere Di Mauro. Quindi discutiamo l'emendamento con la variazione. Facciamo leggere al segretario allora.
prego, signor segretario. Sì, allora. Riesce a leggere la mia pessima calligrafia? Ci provo. Ce l'ho anch'io, se parlo. Prego, signor Navarro. Grazie. Allora, chiediamo che venga inserito nel punto, nell'articolo 6, punto 4, dove si parla di albo, che venga prevista la concessione della priorità nell'assegnazione dei compiti ai richiedenti in funzione del apparato amministrativo. Molto semplice, comprensibile. Grazie. Benvenuto alla presentazione di questo emendamento, a parola al signor Sindaco. Grazie, è più che lodevole la sua iniziativa, e tanto è vero che è stata già recepita dall'amministrazione comunale, sbagliati consigli comunali precedenti. È chiaro che farà parte di un altro pacchetto, di un altro regolamento, che chiaramente non può andare a incidere su questo specifico della cittadinanza attiva con uno scopo prettamente sociale, perché in questo caso ci sarebbe come un dare avere, no? Oppure un dare per non avere. Quindi non può l'amministrazione accogliere questo emendamento, purché sia lodevole per questo iniziativa. Scusi, ma spero che sia stato frainteso, perché mi meraviglia che non possa essere accettato. Io volevo solamente che si prevedesse, che quando anche ci fosse una grande richiesta, che io mi auguro dei cittadini che si prestino al volontariato, che venga riservata una parte di attività, di spazi dove si possano muovere chi lo richiederà per il preparato amministrativo, perché come dicevo prima, io non mi aspetto purtroppo che ci sarà una orda di un assalto alla fase volontaria a sistemare tutto quello che c'è sistemato per lì. Però per assurdo, se dovesse non rimanere nulla da far fare a chi richiederà apparato amministrativo, mi dispiacerebbe. Quindi il senso era questo, non vuole andare a pensare a questo regolamento, ma purché non tolga spazio a quello che consideriamo altrettanto importante, ma ancora più. Quindi questo è quello che intendo, che magari non sono stato chiaro. Grazie. Grazie consigliere Nava, la parola all'assessore Cerco. Sì, allora è stato chiaro, il discorso è che stilisticamente, formalmente non ha senso introdurre in questo regolamento il riferimento a un regolamento futuro. Allora, diverso è dire quello che voleva dire il sindaco, è quello che praticamente le ho già rimarcato, diciamo che l'intenzione politica è quella di considerare questa indicazione nel momento in cui sarà fatto l'altro regolamento. Questo sì, mettere dentro questo emendamento, che non è chiarissimo neanche come formulato, perché aggiungere al punto 6 venga prevista la... non ha senso. Non ha senso. Comunque, mentre diverso è dire che sarà tenuto in considerazione quando arriverà con il regolamento con il subappalto amministrativo. Grazie assessore. Quindi consigliere, vuole portare avanti comunque l'emendamento e mettere in comunicazione o in base al rispetto che sono amministrazioni intende il piano? A lei la parola. Se l'impegno è rimane comunque agli atti, io poi vi ricorderò nel caso non lo manterrete che l'avete preso questo impegno. Se comunque ci sono anche le altre questioni dell'altro emendamento dei 5 anni da portare avanti, quindi non è ancora proprio detto che si possa votare favorevolmente a questo. Grazie. Grazie consigliere Nava. Quindi procediamo alla votazione degli emendamenti. Il primo emendamento, quello con oggetto regolamento comunale di istituzione dell'albo della cittadinanza attiva, proposto dalla maggioranza. A firma del sindaco, come modificato e come vi è stato distribuito, ok? Consiglieri favorevoli? Consiglieri favorevoli, astenuti, nessuno,
potrà nessuno, quindi all'unanimità viene accettato l'emendamento. Passiamo ora all'emendamento proposto, diciamo, non dei senza un partito specifico a firma della minoranza, con emendamento sostitutivo, articolo 5,1 lettera A, sostituire con residenza domiciliare del comune di Seregno o con apporto di lavoro, di studio, di utenza, di servizi, come espresso l'articolo 10, titolarità dei diritti di partecipazione dello statuto comunale. Quindi, vedo prenotato il consigliere, prego, signor. Niente, vorrei illustrare l'emendamento che abbiamo proposto, che è un emendamento che va incontro all'assessore Cerqua, quindi noi stiamo dalla parte dei cittadini, come l'assessore ha sempre dimostrato, e quindi non è altro che la copiatura del testo che in commissione arrivò, senza togliere nemmeno una parola, senza aggiungere nulla. Quindi questo è il nostro emendamento. Grazie consigliere Pino. Andiamo con la votazione a favore di questo emendamento. L'assessore non vota. 5 favorevoli, contrari. Edoardo Trezzi,
Favorevole. Flavio Sandoni. Favorevole e da 44 anni cittadino di Serenio, soltanto da pochi anni non sono più cittadino di Serenio. Quindi mi sento a tutta la vita cittadino di Serenio. Favorevole. Alberto Ermenegildo Cantù. Favorevole. Marco Guandarini. Favorevole. Arnoldo Fari. A favore. Enrico Dell'Orto. Favorevole. Alice Zaniboni. Favorevole. Alberto Carlo Attilio Peruffo. Favorevole. Leonardo Savia. Contrario. E a differenza di Flavio, sono da 22 anni. Sono solo più vecchio di te, non sono più bravo. Patrizia Bertocchi. Laura Capelli. Assente. Giuseppe Azzarello. Chiara Maria Canovara. Antonio Carmine Graziano. Chiara Arienti. Francesco Gioffrè. Favorevole. Stefano Gatti. Valentina Massari. Andrea Cattano. Perfetto, quindi con voto 1. Con voti 16 favorevoli la delibera avviene approvata. Quindi approvata la delibera numero 100, passiamo ora alla delibera numero 99. Ah, scusate, mi dà di per rimanere eseguibilità, consiglieri favorevoli 16, consiglieri contrari 5, consiglieri astenuti. Passiamo ora al punto 99 all'ordine del giorno. Per l'introduzione del punto do la parola al sindaco Mazza. Prego, signor sindaco. Grazie presidente. Scusi, chiamiamo intanto al banco il dottor Geniale. Salutiamo la dottoressa Sciotti e la ringraziamo della sua presenza. Prima di affrontare questa delibera ci siamo accorti che nella battitura della delibera c'è un errore di trascrizione. Nell'allegato C non è presente l'articolo 35, il comma 2, che è invece presente nell'allegato D. Quindi facciamo presente che anche per quanto riguarda l'allegato C in realtà esiste un comma 2 che non è stato inserito, okay? Il cui testo è uguale a quello dell'articolo 35 comma 2 dell'allegato D. Quindi passo la parola al signor sindaco per introdurre il punto. Sì, grazie presidente, cercherò di essere davvero di fare una sintesi di quella che è la delibera che ci accingiamo a discutere e a votare. Si tratta di intervenire su il regolamento comunale del sistema dei controlli interni, quindi andiamo a incidere su quella che è la parte squisitamente tecnica e amministrativa da parte della macchina comunale. L'obiettivo della delibera che ci accingiamo, appunto, sulla quale ci accingiamo ad affrontarci è quello di rendere più snello, più veloce, ma anche più efficace ed efficiente soprattutto il servizio. Ad oggi cosa succedeva? Succedeva che quando, stiamo parlando di una delle termine dirigenziali, quando il dirigente elaborava una determina, questa passava dal controllo preventivo della segreteria, la quale
doveva chiaramente verificare la regolarità formale e sostanziale della determina da parte del dirigente, per poi la stessa determina passare all'ufficio ragioneria, il quale aveva il compito di dare il visto di contabilità, cioè verificare che ci fosse la copertura finanziaria per dare luogo alla determina in questione. Poteva capitare che nel primo passaggio tra il dirigente in questione e la segreteria verificasse che ci fossero degli errori piuttosto che irregolarità, la stessa determina quindi tornava indietro al dirigente, il quale aveva l'onere di correggerla, e poi questa ripassava alla segreteria per poi ripassare all'ufficio ragioneria per il controllo contabile. Voi capite che questo tipo di meccanismo, che abbiamo fatto una verifica, è presente solo nel comune di Seregno, va fortemente ad appesantire l'iter e la genesi e lo sviluppo di una determina dirigenziale. E in più poteva succedere anche che, del tutto in buona fede, il dirigente, pensando inconsciamente che tanto il suo lavoro venisse controllato da un altro ufficio, in qualche maniera non facesse la determina con quella concentrazione necessaria che ritiene un atto importante come quello di cui stiamo discutendo. Quindi noi pensiamo, con questo regolamento, che vada a modificare in parte il controllo preventivo. In che senso? Nel senso che con questo regolamento le determine di un valore fino a 40.000 euro verranno così bypassate dal controllo della segreteria, ci sarà il dirigente che dovrà apporre ovviamente la propria sottoscrizione, con la quale viene sancita la responsabilità dirigenziale su quell'atto specifico. In più forniremo al dirigente una checklist che dovrà compilare, quindi apporre una sorta di doppia firma, in modo da poter fare maggiore attenzione sulla determina stessa. Però queste determine fino a 40.000 euro, stiamo parlando quindi della maggior parte delle determine, sono circa l'80% delle determine che il comune come quello di Seregno sviluppa durante l'anno, passeranno direttamente dal dirigente che l'ha sottoscritta in essa all'ufficio contabilità, come avviene dappertutto in tutti i comuni d'Italia. Per quanto riguarda, è chiaro che poi il controllo successivo a campione, che già vi è, rimarrà, questo è poco ma sicuro. Per quanto riguarda invece per maggior tutela da parte di tutti, in particolare dei dirigenti, abbiamo deciso che invece le determine di un valore superiore ai 40.000 euro, che sono quantitativamente circa il 20% rispetto alle determine totali che vengono partorite dai dirigenti del comune di Seregno, ecco, su queste rimane il controllo preventivo così come è stato fatto negli ultimi anni. Dicevo che il controllo successivo a campione comunque rimane. Noi riteniamo che questa manovra possa essere utile da una parte per sensibilizzare, perché no, senza nulla togliere a nessuno, responsabilizzare il dirigente, il quale riteniamo che abbia l'onore, l'onere, debba avere le capacità di fare una determina, perché veramente ci sono dei termini semplici, ci sono dei termini difficili, però che il dirigente sappia fare la determina, a mio avviso, è il minimo sindacale. Dall'altra parte, potrebbe la segreteria comunale sgravarsi enormemente di una mole di lavoro importante, e così facendo la segreteria potrà concentrarsi anche su altre cose. Rimane comunque, abbiamo detto, il controllo successivo campione, come è presente fino adesso su tutte le determine, ovviamente a campione, però sia sulle determine sopra i 40.000 che quelle su quelle sotto i 40.000 euro. L'altra modifica che si propone nel regolamento, oggetto della delibera, del controllo strategico, che chiaramente, facendo riferimento allo sviluppo normativo in materia, viene fatta in relazione al DUP,
E poi il terzo elemento che secondo noi potrebbe veramente essere importante e sintomatico soprattutto del rapporto che l'amministrazione intende tenere con l'intera cittadinanza è l'introduzione della cosiddetta carta versa di specie. Cosa vuol dire? Che l'amministrazione comunale ogni anno, anzi in particolare nello specifico segretario comunale, ogni anno andrà a individuare delle aree piuttosto che degli uffici, fornirà una serie di così un quesito, fornirà una serie di quesiti, una serie di domande sul livello di soddisfazione che i cittadini hanno o hanno avuto nei confronti di quell'ufficio, affinché poi l'amministrazione, facendo una sorta di presa d'ampio e rendicontazione di quello che è stato il livello di soddisfazione degli utenti, possa eventualmente prendere, qualora lo ritenga necessario, dei provvedimenti volti a migliorare o a modificare, qualora risultasse necessario, l'ufficio stesso. Questo ecco è una conseguenza di quello che abbiamo detto circa un anno fa, forse nello stesso discorso di insediamento fatto da sottoscritto, che noi vogliamo che il comune apra le proprie porte ai cittadini, che i cittadini entrano in comune, che i cittadini ci dicano la loro, ed è per questo anche che si è voluto fortemente ricominciare a fare il giro di quartiere per poter metterci la faccia e soprattutto per poter recepire quelle che sono le esigenze, le necessità, le critiche costruttive da parte dei cittadini. Grazie. Ascolta, vedo prenotato il consigliere di Chirò, prego consigliere di Chirò. Avete acceso l'aria calda per farmi finire prima? Questi giochetti. Allora, noi avevamo già espresso le nostre perplessità non sugli allegati ciechi, ma sugli allegato AED per quanto riguarda i 40.000 euro. Io parto dalla documentazione, nel senso che secondo me io parto dalla documentazione agli atti e mi rifaccio a una lettera che sta sul sito sull'amministrazione trasparente della Corte dei Conti, indirizzata al signor sindaco di Seregno del 4 marzo 2016 in seguito ai controlli della Corte dei Conti. Il sindaco, come sopra ricordato, in relazione al questionario per il referto annuale 2014 sul funzionamento dei controlli interni del comune di Seregno, come sopra ricordato il sindaco del comune di Seregno ha trasmesso nei termini a questa sezione il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2014. L'analisi della relazione questionario del sindaco ed evidenziato la necessità da parte della Corte dei Conti di ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria su seguenti aspetti: verifica delle determinazioni adottate senza il previsto attestante, la copertura finanziaria delle motivazioni che hanno determinato tale omissione, verifica degli esiti del controllo di regolarità amministrativa con particolare riguardo a quelle non sanate, verifica degli esiti dell'attività ispettiva posta in essere dall'ente, verifica dei risultati conseguiti con i processi per la revisione della spesa coinvolgendo i responsabili dei centri di spesa, esame degli acquisti effettuato non facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip, SPA o altri soggetti aggregatori. A seguito degli accertamenti istruttori condotti, è infatti emerso che le determinazioni adottate senza il preavviso